Maria, madre dei dolori. Maria è addolorata. Quante statue vi sono nel mondo dedicate appunto a Maria, che ha il cuore squarciato dal dolore. Un'immagine che la gente ha voluto rappresentare con delle spade che trafiggono il cuore di Maria. Molte volte sono sette spade proprio per i sette dolori di Maria. C'è questa bellissima devozione della recita dei sette dolori, della recita e della meditazione dei sette dolori di Maria. È come il rosario, ma è veramente molto bello. Se potete, fatelo, perché ci aiuta a entrare in comunione e con i dolori di Maria, ci aiuta meglio a vivere i nostri dolori e ci aiuta a pregare per i dolori delle donne, degli uomini del mondo e delle persone che noi conosciamo, delle persone a noi vicine. Eppure vedete, quando noi vediamo quella madre addolorata, soprattutto adesso con la pandemia, diciamo, non ci sono state più processioni, ma speriamo con il tempo che si tornino a fare delle processioni degne di questo nome. E certamente, per esempio, le processioni del Venerdì Santo sono degne di questo nome, perché quando dinanzi all'immagine della statua dell'addolorata, molti si commuovono perché non solo vedono la madre che piange i dolori del figlio, ma anche la madre che piange i nostri dolori, perché Maria è la madre, come ho detto spesso, dei dolori di Gesù, ma anche la madre dei nostri dolori. E noi per questo la sentiamo vicina, la sentiamo una madre, perché Maria soffre con noi. E che cosa ci insegna Maria dinanzi al dolore? Vedete, portare in processione la statua di Maria addolorata, e quindi portarla in piedi, in alto, quando io vedo questa immagine, ricordo sempre una parola: resistere. Maria ci insegna a resistere nella fede dinanzi al dolore, anche dinanzi al dolore più atroce, che è quello di un genitore, di una madre che vede morire i propri figli. L'ho detto già qualche volta, ma lo ripeto: se è naturale che un figlio seppellisca i propri genitori, è alquanto innaturale e disumano, ed è quindi di un dolore lancinante e imparagonabile quando un genitore, una mamma, un papà debbono seppellire un proprio figlio. Pensateci. E guardando Maria, vediamo se lei non ci insegna a resistere nella fede, perché lei è stata ed è una donna che resiste nella fede. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.